Check, check, proviamo. Qua sono a fuoco, qua no. Ciao la impallinati, allora oggi aggiornamento, velocissimo video per parlarvi di alcune cose, credo siano 5, adesso vediamo. Allora, incominciamo dal primo aggiornamento che è relativo a una replica che avevamo già fatto come recensione, la potete trovare sul canale, si tratta di un oggetto molto molto piaciuto, in tanti l'hanno, se lo sono accattato, e si tratta dello Scorpion Mod D della Tokyo Marui. Come vedete in questa versione è la versione Tan, quindi abbiamo anche la versione Tan per tutti i fan del Tan o i Tan fan. Questo è quello che trovate ovviamente nella scatola, sempre bellissime le scatole Marui. Questo è un full plastic, però è veramente microscopico, ve l'avevo già fatta la recensione. Guardate che robina portatile. Per tutti i Tan fan, come dicevamo, sarà sicuramente un oggetto desiderabile. Scorpion Mod D versione Tan. Dopodiché abbiamo un aggiornamento per quello che riguarda la Beretta M9A3 della Umarex, sapete anche lì ho fatto il video, piaciuto tra l'altro tantissimo un po' di anni fa, se proprio volete andatevelo a vedere, e quella era una versione in polimero, adesso è uscita dalla Umarex la versione full metal, quindi anche lì i fan della Beretta M9 versione Tan in full metal avete la possibilità di provarla. Avevo fatto anche un video insieme ad altre due pistole che mi aveva gentilmente prestato la Web Cartoleria, così come anche questo modello lo potete trovare sul sito della Web Cartoleria / Etabeta Store, hanno fatto, sono entrambi la stessa cosa, se vi capita di finire su uno o sull'altro finite sempre su un sito sicuro. Comunque a prescindere, abbiamo questa versione della Beretta, appunto ho fatto anche un video che poi purtroppo per sbaglio ho buttato, se riuscirò a farmela riprestare, se non le hanno già vendute tutte, molto volentieri vi farò vedere magari più nel dettaglio, però non c'è tantissimo da dire, così come non c'è tantissimo da dire sullo Scorpio, si tratta di due oggetti che ho già recensito, per cui potete andarveli a vedere, sappiate solo che uno è in versione Tan, appunto lo Scorpio D, e poi abbiamo anche la Beretta 92 in full metal, molto pesante, ve lo dico già perché l'ho tenuta in mano ed è ovviamente molto realistica, molto pesante. Ok, poi altra novità, più che novità, continuo il discorso che ho accennato in un unboxing fatto per la SOD, si tratta, come vedete qua dietro, con il manichino Fiona, vi presento il manichino Fiona che per qualche giorno, o anzi forse per qualche mese, starà qua con me per darmi una mano a fare che cosa? Appunto a, come vedete c'è ancora attaccato il cartellino della SOD, si tratta della vest per gli sniper, come potete intuire, farò tutto un lavoro, come vedete ho già preparato in questi giorni, sto registrando già da giorni i video che poi usciranno, ho preparato tutti i fili di juta necessari, ancora devo prendere dell'altra roba, poi la colorerò, non riesco a dirlo, farò appunto tutto il lavoro per esteso proposto in varie puntate su questo canale insieme al grande Hitman, che ovviamente mi aiuterà passo a passo e mi suggerirà tutto come supervisore, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati che c'è tantissimo da dire anche su quello ovviamente. E poi legato a questo discorso qua, visto che quest'anno al Junior Software Camp ci sarà proprio una sezione rinforzata proprio su questo argomento, l'argomento dello sniper, della coppia sniper spotter, sharpshooter, chiamiamoli come volete, marksman e quant'altro, ma lavoreremo appunto un po' in quella direzione e vi posso confermare le date del Junior Software Camp. Quest'anno sono 3 le settimane, tutte a Canazei, dal 24 di giugno fino al 12 di luglio, in quel periodo lì, in quella fascia, successione di 3 settimane full. Occhio ragazzi,
sono già tutte e tre con diverse prenotazioni, per cui se volete trovare posto, perché quest'anno ovviamente come l'anno scorso super sicurezza e tutto quanto, però dobbiamo spalmare bene tutte le iscrizioni, muovetevi per tempo, possibilmente adesso, e vi raccomando vivamente di avere la vostra replica quando venite al camp. E in ultimo poi faremo la recensione di un modello che invece per i collezionisti o per chi è interessato in questo tipo, avete già letto, parliamo del modello della Rino, prodotto in collaborazione appunto con Chiappa, che è l'autore di questo tipo di pistole, e anche questa full metal la trovo super futuristica, super bellissima. Per chi è interessato in questo tipo di modello, madonna se pesa ragazzi, bellissimo, un revolver, proprio perché mi avevate chiesto dei revolver, e voilà, per tutti i tamari che vogliono un revolver della Chiappa, faremo anche questa. Dai ragazzi, per oggi è tutto, è fin troppo lungo questo video di aggiornamento, a breve tantissime robe, ancora altre me ne arrivano oggi pomeriggio, sono in viaggio, altre devono ancora arrivare. Ragazzi, state sintonizzati che c'è tanta carne sul fuoco. Ah giusto, mi stavo dimenticando una cosa altrettanto importante, come vi ho già detto nel video di martedì scorso, forse l'avete visto, se non l'avete visto andatevelo a vedere, ma insomma in sostanza nel vlog parlavo di Ferrara e delle fiere, e quindi ricordo a tutti che quest'anno la fiera si fa a giugno, dal 19 al 20 di giugno, anche se un po' in ritardo rispetto agli altri anni, meglio di niente, era la prima occasione possibile per poter realizzare e mettere su in piedi una fiera, vista la situazione. Mi raccomando, ci vediamo alla fiera, ve lo dico già, mi sta andando via la voce, ve lo dico già fin da ora, vi aspetterò con una novità pazzesca, appunto in collaborazione con un grandissimo customizzatore, un mio caro amico tra l'altro da anni, e quindi ci vedremo lì alla fiera a presentare questo pezzo qua e un lavoro che faremo insieme a Hitman direttamente allo stand della SOD, per cui attenzione ragazzi, rimanete sintonizzati, grandi ospitate, grandi novità, fiera di Ferrara si fa, ci sarà anche il tournament della Speed QB, perché Speed QB è arrivato anche in Italia. Allora, vi parlerò di tutto questo se mi darete il tempo. Va bene, io ho finito per oggi, da Pio 3 è tutto, ciao là, impallinati!